Buongiorno a tutti, ben ritrovati a nuovo appuntamento con Pomeriggio con Domenico. Quest'oggi abbiamo due graditi ospiti che tra qualche istante chiamerò Nicolò Battisti, e in studio abbiamo mio caro amico, carissimo Tony Ray. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Punto. Io sono Tony Ray, sono atterrato adesso con l'aereo perché ero a New York per una cosina e lui mi ha chiamato ieri e eccomi qui, o no? Bene, ecco, parliamo di... sono contento che tu sia qui. Ecco, parliamo un po' della tua carriera d'artista, che hai iniziato veramente in età giovanissima, mi hai raccontato. Ma... sai, io non sono solo un interprete... Di canzoni dei più grandi artisti del mondo, come tu ben sai, da Elvis Presley a Ray Charles, fino ad andare a anche Otis Redding, Frank Sinatra, eccetera eccetera. Però sai, fin da bambino io scrivevo canzoni, capito? Le prime canzoni le scrivevo addirittura che avevo 10 anni, e poi niente, ho incominciato veramente a fare delle melodie con la chitarra e con la voce in un inglese maccheronico, e poi alla fin fine mi chiamò un produttore e incominciai a fare la prima canzone che secondo me è la diciamo così, che piaceva molto, perché con questa canzone io feci un locale molto conosciuto a Monza, che era l'Oltre il Giardino, tra l'altro condotto in questa kermesse, conduceva Linus Pensa, un giovane Linus, e c'erano i Golden Age, allora il gruppo appunto che poi sono diventati Blue Vertigo, dove c'era Morgan che faceva invece il concorso come band, e io invece ero l'ospite. Per cui, se vuoi mettere My Heart, la sentiamo. Ecco, My Heart, adesso te la becco subito, te la vado a cercare e la metto tra qualche istante. My heart, I don't wanna leave you, my heart, but I'm gonna do it, my heart, without you I couldn't cry, I'm going to leave. Your mind, and I'll never know what to find about love, about love, about love. My heart, I know what my sweet, my heart, you cannot decide for me, 'cause you don't be one, my love. My heart, you don't let me be me. You're in my, you just can tell me why.
me. But together we will find a way. Bellissima questa canzone, caro Tony. Devo dire che c'è lo stile anni 80, no? Si sente sia dall'arrangiamento, ma anche dal testo, perché ricordiamo che all'epoca i testi erano tutti di amore, ma soprattutto c'era questa dance che era fortissima. E poi voglio salutare anche il mio amico André, che è qui. Ciao André. È acceso? Sì, è acceso. Sono in diretta. Ciao Domenico. Grazie, ecco, per l'invito. Questa mi ricorda la tua discoteca, e dopo magari ne parliamo. Ecco. Aspetta che metto, aspetta, è tutto. No, devi agganciare tutto. Comunque, poi ne parliamo dopo del. Aspetta, dopo manca il check. Dopo ti metto il jack. Volevo dire una cosa. Questa canzone che tu hai ascoltato, io sì, l'ho scritta che avevo 13 anni. E come ti ho già detto, poi feci questa. Eri un ragazzo precoce, a 13 anni scrivere una canzone del genere non è assolutamente semplice. No, cos'è successo? Che poi questa versione ha suonato, pensa, Mario Di Giacomo, la chitarra, che ha suonato in molti dischi anche di gente conosciuta, gli arrangiamenti, un tastierista fenomenale, l'hai sentito anche tu, sì. Io avevo 17 anni quando l'ho incisa. E poi mi chiamavano. Mi chiamò il mio primo produttore, che fu Franco Fiume, tramite la Warner Chappell di Corso Buenos Aires, e mi fece un contratto, e per cui dopo andiamo avanti che ti dico. Sì, tanto abbiamo tanto tempo ancora a disposizione, e vorrei fare anche un omaggio alla scomparsa, saputo il giorno 4, è deceduto, sì, purtroppo Nick Heyman, che era un grandissimo modello, perché lui ha iniziato la sua carriera così, poi l'aveva scoperto Madonna, e poi grazie a Madonna aveva fatto anche una carriera di almeno 6 anni, perché ricordo dall'85-86 fino al 93, che si era ritirato e faceva poi arte, pitture, faceva tante altre cose. Aveva un look molto elvisiano. Esatto, sì, un look molto Elvis, il ciuffo. Comunque mi è dispiaciuto, anche perché voglio dire, noi siamo lì. E siamo a quell'età, purtroppo, un pochino più giovani, ma sì, stiamo avvicinando a quell'età lì. Lui è del 62, esatto. Io sono del 66, tu sei 69, quindi. Tu sei del 69? Esatto, sì. Cavolo, non lo sapevo questo. Sì, purtroppo sono quell'età. Facciamo un break musicale. Sì, purtroppo, infatti stavo dicendo l'altro giorno ad alcuni amici che quella generazione degli anni 80, no? Quella che ci ha fatto ballare, ci ha fatto scatenare, purtroppo piano piano se ne stanno, e non sono vecchi, perché comunque ricordiamo da George Michael a David Bowie, adesso Nick Heyman, poi tanti altri personaggi dell'epoca, noi abbiamo ballato, poi abbiamo ballato anche grazie a tuo padre, la discoteca La Cupola d'Oro in quegli anni, negli anni 80. Sì, è morto anche Mark David Hollis, che era il cantante dei Tok Tok, esatto. Pete Burns dei Dead or Alive, diciamo che veramente i più grandi degli anni 80, i promotori della pop music, ci stanno lasciando tutti. Allora, esatto. Se una persona si ammala, come in questo caso Nick Heyman, che purtroppo è morto di cancro, però poi ci sono dei casi che invece non so come mai incominciano a prendere gli antidepressivi, vedi Michael Jackson. Sì, è vero. E allora non so, è come se anche Prince era. Si spengono in quella maniera lì. Esatto. Raggiungono l'apice, poi dopo un po' si vede che hanno avuto tutto nella vita, incominciano ad andare in depressione. Guarda Elvis Presley, che è morto lui anche molto giovane, 42 esatto. anni, io lo considero il mio maestro, per così dire. Eppure 42 anni se n'è già andato, perché non lo so, arrivano a un punto, anche Prince, che io sono un grande fan di Prince, certo, molto di certo. più di Michael Jackson, anche lui se n'è andato. Ma perché? Sì, anche che cosa aveva?
non aveva né malattie né niente. E a un certo punto, quando hai detto giustamente, arrivi a, hai goduto di tutto, hai fatto tutto, ovviamente arriva un momento che non sai più cosa fare, vai in depressione. E ti spegni da soli, comici. Grandi comici come Robin Williams, che non si direbbe mai, esatto. Robin Williams, Richard Pryor, John Belushi. Esatto. Cioè, alla fine sono tutti morti o suicidio, comunque con grosse problematiche di dipendenza. Certo. Facciamo questo salto nel passato con Nick Heyman e poi torniamo ancora in diretta qua a Radio Punto. Questo è stato un grande suo successo di Nick Heyman nel 1987. Ve lo ricordate quante volte l'abbiamo ballato, carissimi amici? Bellissima, bellissima canzone, quasi la preferivo alla precedente Each Time You Break My Heart. Esatto, questa è la più carina, la più ballabile, e, sì, esatto, anche più orecchiabile da ascoltare. Caro Tony, allora parliamo ancora di te. Questi erano i primi anni 80, quando tu hai scritto questa canzone My Heart, eri giovanissimo, hai già avuto contatti con le case discografiche che ti hanno notato, quindi ti hanno cercato, e poi come si evolva, evoluta la... niente, praticamente mi facevo il primo contratto, Franco Fiume della River Records, e io avevo insomma nel cassetto un po' di canzoni scritte da me. My Heart gli piaceva, ma voleva un altro tipo di song, più diciamo così, meno da discoteca, meno anni 80, ma qualche cosa di particolare per cercare di far venire fuori il mio sound. Allora vedi qui c'è Leave Behind, che è una canzone che ho scritto io, e successivamente Looking For You, che sono produzioni della
River Records. Franco Fiume era, diciamo così, lavorava anche per Paolo Limiti. E niente, se vogliamo ascoltarle, così anche tu, Domenico, mi dai un tuo giudizio. Che I do have a love for fear, so weak, I've never seen the scene, you creep, you creep, you creep. I'm insane, going in time, I do have the way that you love. For you, leave behind, never die. I won't stop you. Yes, for sure. Yes, I'm sure it's love. You might just stumble and break up. You are, but you never lost. But you never lost. But you never lost. You never lost. But you never lost. But you never lost. Bene, bene, torniamo in diretta e si vede proprio il sound degli anni Ottanta. Ma Domenico, ma tu cosa ne pensi? È molto che... bella, sì. No, no, ma non è che per caso tu hai prestato la voce ai cantanti degli anni 70-80? Sai che all'epoca, mi ricordo, c'è stato anche qualche scandalo negli anni passati, no? Che lo stesso Denaro mi pare che non cantava con la sua che voce. Conosco diceva molto bene. Esatto, magari eri tu che cantavi al posto no, suo. Allora, me l'avevano proposto. Però io ero talmente carino ai tempi, perché ero un bel figo, adesso non è che voglio fare però ero uno che alla fine non, però me l'avevano proposto, c'era un certo, adesso non mi sfugge il nome, se si chiamava Antoine, non mi ricordo non bene, diciamo, il nome. Non facciamo nomi, dai. Ma non facciamo nomi, anche perché non è carino. Ma non, non ho mai prestato la voce, ho fatto il turnista per delle cose, ho fatto degli spot, però non ho mai prestato la voce a qualcuno che poi avesse un'immagine diversa dalla mia. Anche perché diciamo prima che caro Andrea, che all'epoca capitava spesso, no? Che mettevano un belloccio e poi la voce era di un altro artista. Tom Hooker. Tom Hooker, esatto. Prestò la voce a Denaro. Esatto. E poi anche un altro artista che tra l'altro è un vocal coach, l'abbiamo visto anche ad Amici. Non guardo questo. Cantava comunque le canzoni degli anni Ottanta, molto, molto conosciuto. Adesso mi sfugge il nome. Dopo, durante la pausa, magari mentre appunto finisco di parlare,
guardo un attimino e ti dico chi è. È mio amico anche su Facebook. E lui è uno dei più grandi cantanti degli anni Ottanta e prestò Mad Desire. Mad Desire. Infatti dice che Tom Hooker gliel'aveva preso. No, non era Tom Hooker, era quest'altro, che adesso mi sfugge il nome. Tom Hooker gli ha dato la voce per altre canzoni che adesso mi sfugge. Vabbè, comunque andiamo avanti. Bene, direi di fare un altro break musicale e poi torniamo in diretta perché abbiamo anche un altro ospite, adesso l'ho contatto, Nicolò Battista e Battisti, e adesso facciamo un salto nel passato, sempre negli anni Ottanta, con il grande Brian Ferry con la canzone Slow to Love. Successo di Brian Ferry con la canzone Slave to Love. Abbiamo un altro ospite, collegamento telefonico, Nicolò Battisti. Ciao Nicolò, come stai? Ciao a tutti, eccoci qui. Tutto bene per fortuna. La primavera incombe e noi siamo contenti di questo. È vero, oggi c'è una bellissima giornata anche qui a Milano, soleggiata, un cielo azzurro che quasi mai ultimamente l'abbiamo visto. Ecco, parliamo un po' della tua carriera, caro Nicolò. Quando è iniziata e parlami un po' di te. Allora, io ho iniziato a scrivere canzoni intorno ai 14-15 anni, da allora poi diciamo non ho più smesso, anche se c'è stata, come diciamo normale, un'evoluzione in termini di scrittura, in termini anche di percorso musicale.
E dopo i primi 20-30 esperimenti ho iniziato a fare canzoni, diciamo, dalla porta principale, e questo più o meno coincide con le pubblicazioni dei miei primi singoli, che risalgono più o meno al 2012-2013. E da quel momento poi non ho più smesso, diciamo, quindi ecco, sono un cantatore da circa una decina d'anni ormai, nel mio piccolo. Ecco, parliamo anche di questa canzone che ha un titolo veramente molto bello, Destino. Ecco, cosa vuoi spiegare, cosa vuoi raccontare con questa canzone? Destino è un, in qualche modo, una sorta di monologo, anche se ha la forma di un dialogo, cioè io parlo con il mio destino in un certo senso, quindi è un qualcosa che è assolutamente di non costruito, mi è venuto assolutamente spontaneo, quindi è una sorta di, appunto, di dialogo con il fato che io ho messo su carta. Bello questo, del fattore che comunque a un certo punto della vita ognuno di noi comunque cerca di parlare il nostro destino, o addirittura interrogarlo, perché comunque arrivi a un'età che magari vuoi sapere, no, come procederà la propria, la nostra, esatto, vita. Esatto. Ma infatti il motore, diciamo, di questa canzone, cioè la spinta, è stata proprio quella di capire un po' se quello che ho seminato fino ad oggi mi ha portato, mi sta portando nella direzione giusta, e quindi è un po' quello che uno chiede al destino, no? Ok, io sono arrivato fino qui, penso di averlo fatto andando in una determinata direzione per un determinato motivo, ma tu adesso dove sei? Un po' questo il concetto. Però non va presa né come una lamentela nei confronti di un qualcosa di come dire, di astratto. Di astratto, esatto, è semplicemente un penso un qualcosa di anche non so, biologico. Ognuno di noi in qualche modo cerca il proprio destino, no? E quindi spesso capita di parlare ad alta voce con se stessi, e questo poi certe volte, come nel mio caso, diventa una canzone. Bellissima questa cosa, perché comunque l'abbiamo un po' provata tutti noi, specialmente quando si è abbastanza giovani. Io mi ricordo che queste interrogazioni o queste discussioni col destino si facevano intorno ai 20-22 anni, no? Perché comunque arriva a un certo punto dovevi capire un po' che strada devi prendere, no? Magari c'è la passione, il cuore da una parte, poi c'è i bisogni, no? Che comunque bisogna iniziare a lavorare, quindi bisogna fare, esatto, qualcosa, certo. E quindi a un certo punto ti trovi un bivio e devi poi vedere se ascoltare il tuo cuore o ascoltare proprio le necessità della vita. Direi di ascoltare questo brano, carissimo Nicolò, poi tu non andare via perché ti faccio altre domande, ok? Ok, certo. Destino, Nicolò Battisti qui a Radio Punto. Sei sempre stato dietro l'angolo, nella penombra del vestibolo, sopra la corda del funambolo, in bilico, dietro le quinte della vita, ai piedi della scalinata, a progettare la tua uscita spietata. Sulla corazza del guerriero, nella gran cassa del tamburo, nel lato oscuro del sentiero futuro. Adesso dove sei, destino? Il grande teatro nel suo piccolo cestino, nel buio della metro, nell'orbita di Giove, su un'isola di vetro, nelle mie scarpe nuove, sulla mia giacca quando piove, e passo dopo passo lo seguo. Destino. Sei la bevanda nel bicchiere, la caramella da mangiare, il chiavistello del forziere, il mare.
vista nera del sicario, l'attore in mezzo al presbiterio, l'inevitabile scenario serio, l'odore intenso dei limoni, l'eterno volo dei gabbiani, l'uomo che canta le canzoni, mani. Adesso dove sei, destino? Grande teatro nel suo piccolo giardino, nel buio della metro, nell'orbita di Giove, su un'isola di vetro, nelle mie scarpe nuove, sulla mia giacca quando piove, e passo dopo passo, proseguo il mio cammino, un giro di compasso ed eccoti destino. Barabarabara, baraba, barabaraba, pa 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 pa, barabaraba. Destino, Nicolò Battisti, veramente bella canzone, veramente una poesia, una prosa, si sente veramente, perché che tu parli col destino e poi lo interroghi e si spera che poi ti risponda in modo positivo. Grazie, grazie, no, sì, esattamente, quello, esattamente quello che dicevo prima, quello che hai detto adesso, un dialogo con il destino a, diciamo, a porte chiuse, che poi chiaramente è proprio questo il bello, condividere appunto con gli, chi ci ascolta, quello che uno fa nell'intimità della propria stanza, della propria vita, no? E questo è anche il bello. È vero. I tuoi sogni nel cassetto quali sono, caro Nicolò? I tuoi progetti, cosa stai, diciamo, facendo ultimamente? Io, diciamo, mi sono laureato da poco, al momento sto in lista d'attesa per... come supplente per insegnare storia dell'arte. Bello. Poi la situazione è un po' complicata, diciamo, in relazione al mondo della scuola, perché insomma il Covid ha fatto casino anche in questa situazione, però diciamo questo è quello che faccio quotidianamente. E poi il mio sogno nel cassetto è chiaramente quello di continuare a fare canzoni, ancora più di quanto non lo faccia già oggi, diciamo. Quindi ho tantissime cose nel cassetto, che non è quello dei sogni, ma è quello del, diciamo, del materiale pronto da far uscire, quindi spero di farvele ascoltare prima possibile. Ecco, per fare magari un album, magari un LP. Certo, no, io considero che già ho fatto due EP, che diciamo sono due album un po' più piccoli a livello di numero di tracce, 6 e 6, e più qualche singolo. Io, a me piace fare gli EP perché credo che siano più conformi un po' al mio modo di scrivere, anche come concept, diciamo, perché oggi la musica si fruisce non più in termini, purtroppo, di disco fisico, no? Ma in termini di streaming, insomma, a livello di digitale. Quindi secondo me l'EP che ha con un 6 tracce, secondo me, mi piace questa formula. Sì, magari penso che farò a breve un altro EP. Ecco, magari ti racconti meglio, ecco, con 6 tracce riesci magari a fare una storia completa di quello che vuoi raccontare, di quello che vuoi esprimere in quel momento, in quell'istante, capito? Quindi esatto, credo che sia una cosa proprio positiva. Così. Gli si dà un tema e chiaramente poi ogni canzone ha una sua vita autonoma, però sì, uno le mette insieme appunto delle canzoni che possono avere un filo conduttore, esatto, unico, ed è anche più semplice. Quindi insomma penso che lo farò a breve, insomma. Va bene, io ti faccio l'in bocca al lupo, caro Nicolò, a presto quindi. Ma crepi, anzi no, si dice viva il lupo. Viva il lupo, quindi, adesso è cambiata, ai miei tempi si diceva crepi il lupo, però va bene, adesso anche, mi devono spiegare qual è la differenza e il perché, comunque un giorno me lo diranno. Comunque ciao, a presto Nicolò.
Ok, grazie mille, ciao a tutti. Ciao, ciao, in bocca al lupo. Bene, abbiamo sentito Nicolò Battisti e mi ha fatto venire in mente una canzone stupenda che cantò Lionel Richie nel lontano 1992, che parlava anche questo di destino, e la canzone si intitola My Destiny, Lionel Richie. You came in, that's what my little heart was looking for. Laughter in the rain. Feeling like a fool in love again. Oh, the laughter came when the tears stopped falling. Now all I do is just call your name. I say, lover, you walked in at my heart, discovered that my of love, you just hypnotize. I just love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell. Oh, the laughter came when the tears stopped falling. Now all I do is just call your name. I just call your name. Grande successo di Lionel Richie 1992 con My Destiny. Caro, 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 cari amici miei qui in studio, Andrea e Tony Ray, questo brano veramente è fantastico, no? Di Lionel Richie 1992, quante volte l'abbiamo ballato in discoteca, veramente molto carino, ci ha fatto scatenare. Poi a quell'epoca eravamo tutti dei ventenni, dai, cazzo, ragazzi giovanissimi, che con tanti sogni, come diceva giustamente anche Nicola Battisti, che a un certo punto interrogavamo anche noi il destino per dire cosa facciamo da grandi. Certo. Allora, beh, adesso parliamo ancora di te, caro Tony. Abbiamo parlato dei tuoi anni Ottanta, della tua giovinezza, abbiamo ascoltato due brani e poi com'è andata avanti la tua carriera? Niente, mi ha fatto questo contratto il produttore e alla fin fine sono rimasto un po' incollato a lui per parecchi anni, finché ho deciso di cercare di andarmene un po' via, perché dato che non si vedeva promozione, perché sappiamo benissimo, tu puoi fare il pezzo più bello del mondo, lo puoi cantare meglio di chiunque altro, ma se non hai la promozione, dove vai? È vero. Ecco, ecco il brano che adesso invece è in scaletta, mi sembra, che è Looking For You, è un brano che anche lì io l'ho scritto a 13-14 anni, proprio prendendo la chitarra in mano, prima che addirittura gli U2
facessimo il riff Without You. Poi cavolo, è uscita quella degli U2, che io ormai ero grandicello, ho detto, ma guarda te questi qua. E io ho preso la chitarra in mano, senza, e no, non esisteva questo riff. Adesso sentirai, e poi mi dici. Someone like you. I'm feeling alone because your eyes don't get mine. I'm working hard and remember your tears from the line. I'm feeling alone, that's why my eyes are waiting you, looking for you. Looking for you, looking for you. In mente una cosa, caro Tony, perché sto ascoltando, questo è il terzo brano, no? Sì. Poi abbiamo ascoltato prima della trasmissione altri tre o quattro, devo dire che sono tutte belle, non lo dico perché sei un mio amico, ma veramente sono canzoni stupende, e mi è venuto in mente di farti, di suggerirti, no? Magari di fare un LP con il Tony Ray che non avete mai conosciuto, certo. O il Tony Ray agli esordi, questo potrebbe essere un titolo che potresti... Sì, perché dico...
non mai conosciuto, perché molti dei tuoi colleghi, quando magari parliamo di te, ti riconoscono come il, quello che canta le canzoni di Elvis, che fa le cover, no? Esatto, però io ho scoperto da un po' di tempo, visto che tu già da mesi fa mi hai fatto ascoltare i tuoi inediti, che sono canzoni veramente bellissime e che potevi fare anche una carriera parallela di quella che hai fatto già. Allora ti spiego la storia dei cover. La storia dei cover è partita perché, sai, essendo un cantante che ha imparato molto da questi grandi miti quali Elvis Presley, Otis Redding, fino ad andare a David Bowie, hai provato a sentire Let's Dance cantata da me, Cat People, cioè, e perché hai questo dono, per cui vai a fare gli spettacoli, il mio spettacolo sai come si chiama, sì, esatto. Tony Show, e cosa fai? Alla tua maniera fai questi grandi successi. E allora hai il gioco facile. Quando fai un brano tuo, come ho detto già prima, può essere anche il brano più bello del mondo, ma se non hai la promozione... Io ho provato a fare dei brani miei in pubblico e loro dicevano: ma Tony, ma che bello sto pezzo, ma che... ma perché non lo fai sempre? Ma perché non ha senso? Cioè, lo fai... lo conosci tu, lo sente quello lì, ti dice bravo, ma queste cose vanno pubblicate proprio a 360 gradi, con un lancio giusto. E io, sai che sono uno che dice le cose come sono, è inutile che io mi metto, perché poi bruci anche dei brani, esatto, che possono essere qua. Ma adesso sai cosa farò io? Perché qua ci sono delle cose molto importanti che tu sai molto bene. Un brano che mi hanno scritto bellissimo, un autore che ha collaborato anche con dei cantautori italiani e anche con delle cantanti italiane, per cui... Aspetta, non lo sentiamo adesso perché tra qualche istante inizia il notiziario, lo faremo nella seconda parte, io voglio solo dire che i brani che appunto mi hanno scritto adesso, per cui nel 2021, nel 2020, io sto andando a ripulciare tutte le canzoni vecchie, tutte le idee, addirittura sto sentendo delle cassettine che avevo 11 anni e facevo i motivi. E dico, ma guarda te. Allora trovo delle idee, dico, qua mi devo mettere un po' a lavorare sulle mie canzoni. Esatto. Per cui, quelle del passato, quelle del futuro... con degli autori che poi ti dirò. Oltretutto devo darti la notizia in diretta che mi ha mandato un messaggio da Iano, che sarà ospite venerdì prossimo qui a Radio Punto, è una della grande storia della musica italiana, quindi racconteremo veramente dagli albori fino ai giorni nostri, perché comunque oggi l'avevo invitato ma non poteva perché era in studio che stava registrando per altri artisti, che ha scritto altre canzoni. Bravissimo. Bene, io direi di fare un altro break musicale e poi diamo la parola alla regia per il notiziario e poi riprenderemo più avanti. Va bene, ok. We'll be right back.
Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è offerta da Radio Punto Pubblicità. Pianifica con Radio Punto la tua campagna pubblicitaria su radio, internet e televisione. Contattaci anche per organizzare i tuoi eventi, serate e DJ set. 0331 51 20 66. Radio Punto Pubblicità. Chiama con fiducia lo 0331 51 20 66 oppure invia una mail a adv@radiopunto.it. La tua pubblicità nell'Alto Milanese passa da Radio Punto. Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto. Ben ritrovati ad una nuova edizione del Punto News, la rassegna stampa curata dalla redazione di Radio Punto. A Gallarate torna lo sbaracco. Dopo l'ultima edizione dell'ottobre 2020 torna uno degli appuntamenti che ha fatto breccia nei cuori dei galleratesi e non solo. La settima edizione si tinge di rosa in occasione della festa della mamma. A conquistare il pubblico è stata la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati e allo stesso tempo sostenere i negozi di vicinato. Sono una trentina le attività del centro storico che hanno deciso di aderire all'evento organizzato dal distretto urbano del commercio con il patrocinio dell'amministrazione comunale assessorato al commercio insieme a Naga, Ascom e CIA di Varese. E si festeggerà domenica la festa della mamma, un'occasione in più per sostenere la ricerca. Torna infatti la Zelea della Ricerca, sinonimo di festa della mamma, il fiore di Fondazione AIR che è infatti diventato il simbolo di questa speciale ricorrenza. Sbocciata per la prima volta nel lontano 1984, questa colorata pianta si è dimostrata una preziosa alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da AIR. Un regalo speciale per le mamme e per le persone a cui vogliamo bene, un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne. Domenica 9 maggio, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie di governo, i volontari AIRC torneranno nelle piazze per distribuire la Zarea della Ricerca, a fronte di una donazione di 15 euro. La Zarea sarà affiancata da una speciale guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma. Sarà inoltre possibile ricevere la Zarea direttamente a casa o fare una sorpresa alle persone che amiamo ordinandola su Amazon. amazon.it/AIRC Fondazione AIRC, che rinnova così il supporto della ricerca oncologica della Fondazione. A Soma Lombardo una serata dedicata a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, nell'anniversario del primo scudetto del Napoli. Sono passati 34 anni da quel 10 maggio 1987 in cui il Pibe d'Oro riuscì a portare la squadra partenopea in cima alla classifica di Serie A. Soma rende omaggio a questo avvenimento che ha risvolti non solo sportivi ma soprattutto sociali, con un appuntamento che si terrà in streaming lunedì alle ore 21, inserito nel Festival Storie di Cortile, organizzato insieme ai comuni di Saronno, Inverigo, Lurago d'Erba, Verano Brianza e Piombino. Il titolo della serata è tutto un programma, Maradona e il tango infinito. Sono chiamati a raccolta personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Per seguire lo streaming gratuito basterà collegarsi al sito www.storiedicortile.it oppure su www.ilmattino.it. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni. Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ideology.
iniziamo la seconda parte di Pomeriggio con Domenico con un brano veramente di grande successo di Sting, Russian. Erano gli anni 90, se la mia memoria mi tradisce, i primi anni 90 di questa canzone, vero Andrea? Vero? Grande Sting, esatto. Grande. Sì, sì, primi anni 90, credo. 92-93, se la mia memoria non mi tradisce. Sì, quando è uscito dai Police, esatto. La penso, da solista. Penso che Sting appartenga proprio a quel tipo di cantante, di artista, che rispecchia fondamentalmente quelli che erano, quelli che sono stati i grandi artisti di questa stirpe, diciamo così, dei grandi, David Bowie, Elvis, che secondo me è partito un po' tutto da lui, perché tutti l'hanno un po' imitato, certo. David Bowie, anche i Beatles erano i fans. E Sting io lo ammiro molto, mi piace molto e penso che non tramonterà mai. Ogni cosa che fa è vera, è artistica, non è commerciale, è un qualcosa di vero, di unico, che ti arriva dritto al cuore, e soprattutto per gli appassionati di musica è una botta di vita, capito? Lui ha fatto veramente grandi, grandi brani, sia quando era con i Police, ma anche da solista, ed è stato un personaggio, rimane sempre un mito. Io ho preparato una scaletta di grandi miti, no? Uomo o donna, che comunque ci hanno deliziato con la grande musica degli anni 80-90. Certo. Andrea, il tuo libro come sta andando? Si sta andando bene, per il momento non ho responso sulle vendite, però... Perché non ti hanno ancora contattato per sapere... È un po' tutto fermo, secondo me la gente non legge molto in questo periodo. Strano, perché potrebbe anche dedicarsi alla lettura, no? Perché quando uno è un po' in break, io ricordo l'estate, io divoravo i libri, no? In spiaggia, quando ero in relax, facevo magari un paio di libri, me li leggevo sempre. Sì, prima infatti mi ricordavo anch'io sui treni metropolitani. Esatto. Nei pendolari, sempre o con il libro o con il quotidiano, adesso purtroppo tutti con il telefonino, e quindi secondo me c'è un declino un po' proprio della lettura, della cultura. Lettura. Beh, della cultura, perché anche quello si nota spesso e volentieri. Io tra l'altro faccio anche il fotografo, cosa che non so se sai o no. Non lo sapevo, del fotografo non sì, mi mancava. Il fotografo e vabbè, faccio uno street art, scatto praticamente, non è posa, non è foto di moda, pubblicità, scatto nei momenti che sono le persone nel loro momento di, non so, quotidiano, ecco, nella quotidianità. E adesso sto facendo le foto per un programma che si chiama Olse Music, che andrà su una piattaforma in streaming, che sono dei cantanti, che ci sono dei cantanti ospiti. E... Beh, allora posso dirti una cosa, siccome, Domenico lo sa, io ho messo giù un format televisivo, allora vieni a fare le foto. Esatto, foto, dai, volentieri. Dai, sarebbe una cosa bella, veramente. Una collaborazione. Ah, dai, esatto. Vedi che va. Vedi? Poi, casualmente. Siamo tre, un po', tra virgolette, addetti ai lavori, voglio sottoporti il mio format. Volentieri. A lui piace moltissimo, come piace a tutti. Adesso stiamo aspettando i fondi dalla Russia. Russian. Sai che io sono un po' spiritoso, sì, sono matto. Beh, comunque ti muovi troppo, perché sentiamo che questa sedia che cigola non è una cosa bella. Lo sto facendo apposta. Ma veramente, ma metti un po' di olio. Mi sembra che hai capito che qui si fa... Vabbè. È tutto a norma di Covid. Esatto, tutto a norma di Covid. Esatto. Disinfettanti ovunque, ma manca l'olio per la sedia. È la sedia che cigola. Facciamo un salto nel passato. Tu mi hai ricordato il grande David Bowie, che nel 1985, con la collaborazione di Pat Metheny, cantava questa bellissima canzone. This is not America. This is not America. Sha-la-la-la-la. Little piece of you. Little beats in me will die. This is not a miracle. For this is not America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to
Quanti ricordi questo brano, veramente molto molto bello, di David Bowie con Pat Metheny, 1985, se la memoria non mi tradisce è stato anche una colonna sonora di un film con Sean Penn, se non sbaglio, un giovanissimo Sean Penn. Che era insieme a Madonna. Esatto, in quell'anno era insieme a Madonna. E poi veramente noi eravamo ragazzini in quell'epoca, no? Eravamo giovincelli, bei tempi. Sì. Ero un quindicenne, vuoi, tu qualche anno leggermente di più, tu sei più o meno, sì, più o meno lì, siamo lì. E quindi eravamo tre ragazzini. Volevo comunicare a tutte le ragazze in ascolto che io sono un giovincello di 54 anni. Lui vuoi dire l'età? No, no, non fa niente. No, lui non vuole dire l'età. Lui è un ventottenne. Ma ne dimostriamo comunque 40. 30. Io 40. 30. Dai, tutti quelli intorno ai 40, dai, speriamo. Ok. Bene, parliamo ancora di te, Tony. Abbiamo ascoltato nella prima parte i tuoi pezzi veramente molto belli, inediti, però sono degli anni circa 80 o 90. Sì, sì. Vabbè, si sente anche la discografia, allora, anche lo stile musicale. Sono editi perché sono stati pubblicati dalla River Records. Il brano invece che adesso mettiamo è Mai, che è una canzone che inizialmente è stata fatta in inglese, ok? Poi io ebbi un contratto con la Disco Più, la Divimore Records, mi chiamarono e mi fecero questo contratto per fare un CD all'anno. E abbiamo fatto questo album dal titolo, sembra volgare ma non è così, Solo Sesso Dai. E questa qua è un estratto di quella canzone, che Mai è un po'... diciamo la sfida tra un uomo e una donna che non cedono, sono orgogliosi, perché anche se lei soffre, piange, ma piuttosto di tornare insieme proprio mi caccia. Ti caccia proprio di casa. Mai, non ti voglio più vedere. Vai, molto da discreto. Destino all'illusione, nel momento che ti incontro, ho atteso per mesi e giorni e ore, a un tempo che non si rassegnerà più. Dove stai? Cosa fai? Io fantastico su te senza rendermi mai, anche se ti giuro mai. Peso sai, mai, 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 ingannato, danneggiato, mai, 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 cazzato, rinnegato, mai, 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 sei la sola che non cederà mai, mai, mai. Sei vendicativa nell'amore, ti metti sempre sulla difensiva, saresti capace di soffrire senza fermarmi mentre vado via, via, via. Tu stai male, io sto male, ma nessuno di noi due torna indietro. Non succedeva, ma perché mai, mai, mai questo orgoglio che ci vuole, mai, mai, mai paura e decisione, mai, mai, mai la fiducia e l'illusione, mai, cosa decidere mai, 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 mai. Sono due anni che mi sento il tuo corpo su di me, e
forse il destino che non vuole farci incontrare rimanendo neutrale. Non mi cerchi, non ti cerco. Se succede ci vediamo, sai come finiva, ma perché mai, mai, mai ci lasceremo mai. Tony Ray, bellissima canzone, bel ritmo, veramente mi è piaciuta tantissimo. Bella. È un brano che secondo me andava molto anche in discoteca. Secondo me è anche un po' originale, cosa dici? Anche, sai, io vengo sempre da questi grandi cantanti, i miei esempi, i miei maestri, da Elvis, David Bowie, però ci ho sempre messo qualcosa di mio, cioè anche il testo, vedi il testo l'ho scritto io, no? Non sai che sono un grande autore, però mi vengono le parole ogni tanto e... Guarda, stavo pensando, caro Andrea, se ci fosse qua Andrea Pinkez, quante risate, perché adorava questo programma, è stato ospite veramente fino a 6 mesi prima della sua scomparsa. È stato a delle serate dove ho cantato Andrea Pinkez. Era del Leone come me. Sì, un grande personaggio. Del Leone, io sono del Leone, tu di che segno sei? Cancro. Cancro, tu? Gemelli. Siamo tutti lì, Gemelli, Cancro. Abbiamo fatto la scala. Esatto. Cancro. Giugno, luglio, agosto, quindi abbiamo fatto tutto quanto. Sì, capitava spesso, anzi che festeggiavamo il compleanno. Era sempre a Milano, io cantavo a Milano, ogni tanto... Lo vedevo che... Sì, beh, lui viveva a Milano, esatto. Poi era fisso all'Elettroattuale. Esatto, noi quando volevi incontrare passavi di là e lo salutavi. Passavi, infatti, esatto. A trovarlo. Esatto. Era amico anche di una mia carissima amica, che era tra l'altro la fidanzata del chitarrista che è morto, di Vasco Rossi, Riva, e Valeria Poggi Longostrevi. Non so se sapete. Valeria? Poggi Longostrevi, una scrittrice anche lei, tra l'altro... E lei era ufficialmente, lo dico perché è sui giornali, era la fidanzata di Massimo Riva, il chitarrista di Vasco. Sì, quello storico. E niente, per cui mi dispiace, purtroppo è sparito per un scomparso per un brutto male, giusto? Sì. E tu pensa, l'ho anche incontrato purtroppo in quell'occasione in ospedale, proprio quando stava facendo le cure, l'ho visto che insomma era abbastanza sofferente abbastanza. Bisogna sempre comunque farsi controllare, ragazzi, fare tutti gli esami, appena avverti qualche problema subito farsi... No, ma lui era uno che si faceva controllare, anche perché qualche anno prima aveva avuto qualcosa di benigno, aveva già risolto, 2 anni prima penso, lo ricordo che ci siamo incontrati e poi si era anche messo abbastanza sotto controllo, quindi era, però purtroppo quando arrivano queste cose puoi controllarti finché vuoi, ma purtroppo non... Certo. Non ci puoi fare assolutamente niente, anche nonostante che lui sia un personaggio ovviamente con grande grinta, grande coraggio, determinazione, fino all'ultimo lottava, infatti mi ha detto guarda, vincerò io sicuramente perché ci sto mettendo l'anima, e però purtroppo quando arrivano queste situazioni non ci sono salvezze. Io direi di fare un piccolo break musicale, torniamo ancora in diretta con un artista che tu credo che adorerai. Era il 1975 e Barry White ci cantava. One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Fondo questa bellissima canzone di Barry White 1975, Let the Music Play, veramente un brano eccellente. E caro Tony, abbiamo fatto bello discorso dei tuoi successi del passato e anche dei grandi artisti che ci hanno un po' fatto colonna sonora della nostra vita, no? Da 75 in avanti, anni grande 80. Barry White, io cantavo anche qualche sua canzone nei miei spettacoli, sempre con la mia personalità, però insomma la voce, c'è Mario Biondi che vuole un po', esatto, emularlo, imitarlo. Però devo dire la mia opinione, Mario Biondi non potrà mai arrivare a Barry White. Esatto, infatti poi si vede anche dalla carriera, insomma Barry White è un mito della musica mondiale. Barry è veramente autentico, esatto. È una cosa che... E sai, magari certi cantanti o persone che se ne intendono riescono a riconoscere realmente i talenti veri da quelli che, per l'amor di Dio, è bravo Mario Biondi, ma non ha l'autenticità di Barry White. Esatto. Ecco cosa gli manca. Allora, io ho preparato un brano che adoro, no? Che tu hai cantato qualche anno fa, se allora, non sbaglio. Ecco, raccontami questa canzone, Angel, come Angel è un po' la lotta tra l'uomo che è un angelo e poi un diavoletto, diciamo così. È molto profonda, anche un po' elettronica. È stata fatta sia in inglese che in italiano. Qua ascoltiamo la versione italiana, e questo brano, anche se è già in deposito eccetera eccetera, non è inedito. Questo è veramente inedito. È ancora lì perché non ho mai voluto dare le edizioni a nessuno, perché è nel cassetto, è un provino, ci sono anche delle coriste, tra l'altro c'è Viviana che tu conosci, sì, che fa il controcoro, Angel... Adesso l'ascoltiamo e poi spero che ti piaccia. E domenica, Domenico. Angel, 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 angel. Non c'è solo un cielo, se i miei sogni si fanno strada. Credo che in me ci sia una voce che ferisce come una spada tutto il nero della mia mente.
è come un demone nei pensieri che rapisce il sole che mette. Questa mia vita è solo un volo che sta precipitando giù. Sono confuso e vivo solo per me, perché qui non ci sto più, sto morendo in me. Quando tutto vola via e prende sale dentro te, pensi che non c'è magia che possa darti di nuovo una dittatura. Angelo che vivi in noi, non tu non volare mai. Angelo che voli in noi, ci so che tu mi salverai. Questa notte voglio scappare dove nulla mi può seguire, forse affonderò dentro un mare, così poi mi vedrò salire. Ma in un angelo che mi sente ho trovato una nuova aria e le ore non corrono più. Vorrei salire ci sei in te. Ho rivisto me in te, angelo che piangerai se per me ci siamo noi, angelo che amerai ogni volta che amerò io. Angelo che vivi in noi, ma tu non volare mai. Angelo che voli in noi, so che tu mi salverai. Angelo, Angel, Tony Ray, bellissima canzone, ma questa Angel poi è andata bene, invece di Mai che ti ha cacciato, Angel. Ah sì, no vabbè, questo qui è un pezzo, te l'ho detto, è inedito, non è mai uscito, è solo registrato e credo molto in questo pezzo perché come vedi io parlavo anche, esatto. Per cui... Lo puoi anche rappare. L'ho recitata, Angelo che piangerà, cioè... È attuale. Esatto, molto attuale. Visto che gli artisti a volte si devono cimentare un po' in tanti generi musicali e questa mia inventiva mi ha dato la possibilità di fare questa canzone credendo, facendola proprio mia, ecco, senza guardare chi sono gli altri rapper, quelli che parlano, cantano, cioè, ma è una cosa mia, ecco. Facciamo un salto nel passato, 1984, una voce stupenda, un artista sexy, di Rashadé, che ci cantava Smooth Operator. Mm-hmm.
to us. He's a smooth operator. Successo di Sade 1984, Smooth Operator. Bene, 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 caro Tony, Tito sorridente. Però, volevo sapere da te di Angel cosa ne pensi. So che bellissima canzone. L'hai voluta tu perché esatto, no. L'avevi ascoltata. No, Tony, mi piace Angel. Esatto. E che cosa noti di questa canzone? Beh, è melodica, è attuale, come ha detto anche Andrea, è una canzone che potrebbe avere un enorme successo anche ma adesso. La vedi originale? Allora, parliamo di una canzone che ha circa, penso, 20 anni, o forse di meno, sì, 90, del 2000 mi sembra, cioè diciamo così che l'ho scritta molto prima, poi sai, cioè, le canzoni rimangono anche nel cassetto, poi dice, io mi ricordavo di questo titolo, Angel... Allora lì hai capito, è venuta fuori questa cosa molto elettronica e secondo me è un po' particolare anche nella strumentazione, nell'arrangiamento. Hai ragione, è molto particolare. È un po' diversa dai canoni. Ecco, è molto particolare perché comunque ha diverse, in questo brano, in quei 4 minuti, ha tante tonalità, quindi riesci a, anche tu cambi tonalità spesso. Sì, quindi, un po' una esatto. Cosa diversificata in esatto. Varie sequenze. Esatto. C'è lo special, poi fate la chitarra, poi i cori che seguono, io che faccio la melodia, vabbè, Angel, e i cori, Angel. Vabbè. No, una canzone molto bella. Poi di fatto anche l'assist di chi è dedicato questo brano? A me stesso. Te stesso. Perché io lotto spesso con l'angelo e il diavolo che c'è in me. Quindi io pensavo che anche oltre a te stesso magari ti eri ispirato anche a una persona a te cara, molto vicina. Sono io, cioè, perché sai, noi umani... Tu sei umano, giusto? Sì, penso, credo. Lo siamo tutti. Perché a volte io penso di no. E stavo io dicendo, che non sono umano. No, io. Un alieno. Sai che a volte noi siamo tentati dai nostri peccati, ma peccati nel veniali, senso veniali. Che magari non possiamo dare ciò che le persone... Magari deludiamo le persone perché siamo un po' diavoletti, capito? Magari quando siamo un po' giovani, poi con l'età maturiamo e sappiamo bene. Allora diciamo così che sai, la nostra mente a volte è particolare. Comunque va bene, dai, basta così.
Bene, passiamo ancora a un altro brano, visto che mancano veramente pochi minuti alla conclusione della trasmissione. Queste due ore sono volate veramente in modo rapido. Aspetta, cos'è questo qua? Volevo dire una cosa su questo. No, forse ecco, ti stava già partendo l'altra senza che io ho cliccato. Adesso la fermiamo e azzeriamo. I won't be free, voglio essere libero. Questa è in inglese. E, diciamo così che è molto prima di Angel. E anche dopo di My Heart, che è la canzone principale iniziale che abbiamo ascoltato, è un po' un'evoluzione di un modo di cantare anche un po' dance. Ai tempi c'era la canzone di Madonna, Lei è slabonita. Per cui ascoltiamola e poi non so, ditemi la vostra opinione, ragazzi. Io accetto qualsiasi vostro giudizio, non è il problema. No, quella precedentemente effettivamente è attuale, poi esatto. C'è un cantato e c'è anche il parlato con delle tonalità alte, quindi... E posso dirti se è originale secondo te? Beh sì, certo. Cioè... Questa cosa mi fa molto piacere. No, ma infatti... No, ma, è originale perché... Come ho detto subito, esatto. La parola è attuale. Esatto, attuale, originale, anche perché è in un pezzo avere tante arrangiamenti, ma anche tante tonalità, non è semplice. Quindi un brano anche abbastanza complesso e molto carino. La cosa strana è che è stata scritta 20 anni fa, esatto. Quindi cioè, c'era anche un... Le canzoni non hanno età, perché se tu le scrivi per dire devo fare qualcosa di commerciale perché in questo momento va quello, ma non si riesce, fai una cosa che fai il momento e poi finisce lì. Invece se fai un'opera d'arte, è vero. Cioè, non è che è un'opera d'arte, ma fai qualcosa pensando che non avrà mai una fine, che non ha tempo, vengono fuori queste canzoni. Quei molte canzoni che non hanno tempo. Io pecco un po' di... Ma guarda che scherzo, perché... Dai, comunque ascoltiamo il prossimo brano che si intitola... I won't be free, voglio essere libero. Now a little secret in the love of my friend. She's always my life. I do play myself over the roof of my heart. I loved her once. Her name is Cream. Ever has the sky. Ever book in my heart. City of my time. Let me go away. Play with me, never lose myself. I lost my life. I go away. Heaven's taken with me. I wish you face. I ever lost my life. I will be free. Tenderly, I wish you by your smile. To all my youth, ever broken my heart. I ever know your heart, send me go away. I go to play myself. I lost my love. I won't be free. Give us back to me. I wish your face. But I will not your heart. You let me go. Tell me you are like a sea.
Bravissimo, bravissimo Tony, devo dire che mi hai fregato, perché inizialmente volevo farti una critica, no? Perché è partita la canzone, sembrava una cover, no? Di un altro gruppo musicale, no? Poi dopo hai cambiato ancora il ritmo e in una, veramente in una canzone di 3 minuti e 50 hai cambiato 3.000 tonalità e infatti uno non può dire che hai copiato un pezzo, perché hai fatto una canzone tutta tua. Ma quando dici pa 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 pa, scusa, dall'inizio, all'inizio. Cioè è anche un po' è nuovo, cioè diciamo così, che ricorda un po' San Pedro lì di na 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 na, sì, ma il riff è completamente esatto. L'Isarmonia, perché io faccio Never let the sea and hello my friend, she's no my no life. Ma poi è durato veramente pochi secondi, dopo è iniziato un altro ritmo che è inedito totalmente, quindi vulcanica. Ma, esatto, poi oltretutto succede, guarda che in vari concerti mi è capitato anche a sentire Umberto Tozzi, un inizio di Tozzi mi ricordava una canzone, non so se era di Phil Collins o un'altra, un altro artista, perché le prime note poi può cambiare ritmo, ma perché le note sono sette, poi allora, alla fine può succedere di in qualche nota, qualche tonalità di ricordare qualcos'altro. Allora dipende se tu parli di armonia o di melodia. L'armonia è l'arrangiamento, per cui qua l'arrangiatore, tra l'altro François Michel, Rocco Spanò, che ha lavorato con tanti artisti e anche con i Reitano, tra l'altro, guarda, lui è veramente un grandissimo arrangiatore, perché dalla tua canzone riesce a evolvere l'originalità e fare qualcosa. Adesso, perché la prossima volta, nella seconda puntata che tu mi hai già fatto il contratto, praticamente metteremo delle canzoni, My Life, che ha probabilmente un gingolino talmente originale, lui è riuscito a trasformare questa canzone e farla una cosa originalissima. Secondo me è la canzone più originale, però l'ascolteremo la prossima volta. Bene, io direi comunque di salutarci, perché siamo quasi arrivati al termine, e concludiamo questa bellissima trasmissione con una voce strepitosa femminile che c'ha anch'essa, ci ha fatto ballare tante volte negli anni Ottanta, e parlo della grande Alison Moyet. Con Love Resolution qui a Radio Punto. Ciao a tutti, buon ciao, weekend. Ciao, buon weekend a tutti da Tony. Buon fine settimana da Andrea.